Vedete per forzasaggio.it, contentissimo, non potrebbe essere altrimenti, mister, perché parlavamo prima di cominciare questa intervista, al di là dei rigori, insomma, che possono premiare l'una o l'altra squadra anche con un pizzico di fortuna, però nell'arco dei 90 giocati penso, insomma, che abbiamo meritato ampiamente il passaggio del turno. Sì, penso che è quello che si è visto sul campo, perché a parte i primi 10 minuti dove più che altro ci siamo creati delle difficoltà da soli con degli errori in fase di possesso sì. Nostro, dove abbiamo sbagliato alcuni disimpegni, però poi la squadra è venuta fuori e soprattutto nel secondo tempo loro hanno superato due volte la metà campo e noi siamo stati pericolosi più di una volta. Penso che avremmo meritato di vincerla già ai tempi regolamentari, sì. Poi meritatamente ci hanno premiato i rigori. Poggi Mozzi, che ancora deve completare l'organico perché non sa in quale campionato andrà a giocare, però insomma è stato un avversario tosto, no? Ha dimostrato sì. Essere veramente un avversario molto temibile. Poggi Mozzi ha giovani validi, ha quei 4-5 giocatori di categoria, anche di categoria superiore, come Valenti, come Galbiati, come Taffi, come Checchi, quindi sì, sapevamo sì. Di incontrare una buona squadra, anche perché veniva da un risultato più che positivo a Gavorrano, che è un'altra pretendente Chiaro. Ai posti di vertice, quindi sì, sapevamo di poter trovare delle difficoltà, però ecco, mi è piaciuto ancora una volta l'atteggiamento della squadra, che comunque non si è abbattuta quando si trovava in difficoltà e alla fine ha vinto meritatamente. Quanto può significare per il morale, in vista insomma dell'inizio del campionato, questo successo? Meritato, ci ho sofferto, ma come dicevamo meritato. Sì, sì, sicuramente per il morale serve, però ecco, dobbiamo essere consapevoli che già da domenica incontriamo una squadra che abbiamo visto che l'abbiamo battuta a tempo scaduto sabato scorso, quindi non ci sono squadre facili, è un campionato equilibrato e sono tutte partite da giocarsi fino in fondo. Avrà sicuramente più di una volta dato un occhio anche al girone, mister, cosa pensa? Nel senso che ci sono delle squadre un pochino più alla nostra portata, però è un girone sicuramente livellato verso l'alto. Sì, sì, sicuramente. Io domenica scorsa ho visto il Siena con San Donato, ecco, ho visto già una squadra importante, con pubblico, con soprattutto un'identità importante, un pubblico che ha voglia di ritornare ai livelli a cui era abituato, ecco, quindi è un campionato difficile, questo lo sapevamo, ci sono molte pretendenti alla vittoria finale e noi cerchiamo di fare un campionato tranquillo, cercando, come ho sempre detto, di andare oltre alle aspettative.